Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Nei prossimi giorni arriveranno tanti contenuti riguardanti il DJI Mini 3, ma oggi vi porto in un cinematic video di quello che è uno dei miei droni preferiti, scusate il fiatone ma sto camminando in salita da un po', cioè il DJI FPV, questo drone che io adoro in maniera incredibile, probabilmente uno dei miei preferiti in assoluto per quanto riguarda il marchio DJI, anche se è probabilmente il drone più incompreso per quanto riguarda il mondo DJI. Questo drone che vi sto portando spesso qua sul canale appunto perché è uno dei miei preferiti, oggi lo porterò alla piana di San Tommaso, questa location sopra Val Madrera in provincia di Lecco, dove dovremmo avere la location ideale per far volare appunto il DJI FPV, perché come ho detto in vari video lui è un drone che sicuramente è in grado di dare tanto, ma va utilizzato in location e in situazioni adatte a lui. Quindi una volta trovata la location ideale per lui, bisogna solo imparare a pilotarlo in acro, e lì allora ragazzi è tanta roba. E quindi, essendo un estimatore del DJI FPV, non vedo l'ora che escano i prossimi FPV di DJI, il CineWhoop se dovesse arrivare, o addirittura il DJI Mini, che sarebbe davvero cosa incredibile avere un drone FPV sotto i 250 grammi. Quindi ragazzi, detto tutto questo, mettetevi comodi e buona visione con DJI FPV alla piana di San Tommaso. Ragazzi, decolliamo! Tocca Sara adesso, mettiti lì se hai il coraggio anche te come mi sono messo io, dai! Parte la prima parte del percorso che è sotto il sole, ed è un sole comunque che si sente, quindi diventa quasi fastidioso il sole, e poi abbastanza ripida. Adesso invece siamo entrati in una parte ombrosa, quindi c'è tutti gli alberi che ci fanno tantissima ombra, come vi sto facendo vedere, e questo ovviamente agevola molto la camminata, che comunque non è una camminata lunga, perché parliamo circa di tre quarti d'ora di camminata. Anche a livello di terreno, è un terreno che dopo essere passati dall'asfalto adesso è così, quindi può farlo davvero chiunque, senza un grande impegno dal punto di vista del pericolo o del scivolare, però è comunque abbastanza ripida come state vedendo, eh? Però si fa tranquillamente.